Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi forse parliamo di TV Go Anywhere Practice Pad. Oggi vi parlo di questa batteria. Sì, questa batteria di pad, diciamo, che possiamo portare veramente ovunque e suonarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ed è questa. Eccola qui. È molto 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 piccola. Quindi come prima cosa andiamo a montarla. Anzi no, aspettate, prima di montarla come sempre devo farlo: iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche, andate sui social che ci sono qui sotto in descrizione, Instagram e Facebook, mi raccomando seguitemi, e soprattutto andate sempre sotto in descrizione, c'è il link al sito GasTube dove trovate l'articolo a questo video. Grazie a questa pedana che si alza e si abbassa andiamo ad attaccare il nostro pedale, regoliamo anche il pad in base a dove andrà a colpire il nostro pedale. Adesso colleghiamo il prolungamento dell'asta che ci servirà poi per attaccarci tutti i pad, e successivamente andiamo a collegare tutte le quattro mezze aste, diciamo, che abbiamo a disposizione. Che cacchio è una chiavetta? Questo qui è il pad. È molto semplice posizionarlo perché ogni mezz'asta, diciamo, me la metti a fuoco per favore, ogni mezz'asta ha questo filetto, quindi basta che posizioniamo il nostro pad, poi andiamo a girare finché il pad si blocca e siamo a posto. Quindi pregio numero uno è il fatto di montarla veramente in 5 minuti. Ragazzi, ci ho messo 5 minuti. E poi numero due è che per ogni tom io ho anche questa memoria. Basta che vado ad agganciarla nella maniera giusta e la prossima volta che monterò la batteria sarà già nel punto giusto. In più, oltre alla batteria di pad, io uso anche questo qui, che praticamente è un pad sempre della TV, che teoricamente sarebbe un pad da cassa, ma io lo posiziono qui e lo uso come pad per il Charleston. Vi lascio il link Amazon di questa, perché su Amazon costa tipo 190 euro, una roba del genere, quindi è veramente poco. Questione suono, alla fine il suono di questi pad non è per niente male. Devo dire che assomigliano molto ai pad che usiamo di solito, anche come volume. Il pad della cassa ha un pochettino più di volume, ovviamente suonandolo con la cassa, però non pensavo, lo ammetto, ma risponde veramente molto 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 bene. Vi lascio un esercizio da fare, anzi in realtà non è proprio un esercizio, potete farlo se avete la batteria di pad ancora meglio, ma se non ce l'avete va bene lo stesso, fatelo su un pad o su due pad. La cosa che ho notato di questa batteria e la cosa che mi ha aiutato molto è la questione unisoni. Cosa sono gli unisoni? Quando due colpi fatti con due arti diversi, quindi mano destra mano sinistra, piede destro mano destra, alla fine quando siamo sulla batteria, la cosa degli unisoni ogni tanto un po' si perde. L'unisono tra cassa rullante, l'unisono tra Charleston e rullante è difficile da sentire. Invece il pad non perdona nulla. Se noi facciamo un unisono sbagliato, si sente il flam. Per fare l'unisono giusto, invece, l'esercizio che vi do non è un esercizio. Fatevi un semplicissimo groove in 4 quarti e provate a sentire come lo state suonando. Ad esempio, qui è un groove normalissimo, però sentite la differenza tra quello di prima e questo. Questo qua aveva 200 milioni di flam, ma questi flam sulla batteria li avremmo sentiti? Ovviamente un pochettino sì, soprattutto chi ha l'orecchio allenato li sente ugualmente, però sul pad è molto molto più difficile. Quindi come me, arrivate all'inizio dite vabbè, ma che ci vuole, suono sul pad, faccio un 4 quarti normale, e poi appena lo suonate non è bellissimo 4 quarti che state suonando. Anche solo fare gli unisoni in questo modo, provate a prendere due pad e fare questo. Un'altra cosa che è una figata pazzesca di questo set è il fatto di poterlo montare come vogliamo. Io qui ho deciso di montare rullante, tom 1, tom 2 e timpano. Non è una regola, lo posso anche montare in questo modo qua. Come l'ho pensata? Qui l'ho pensata come Charleston, rullante, tom, timpano. Poi suonate jazz, nessun problema, il Charleston cavolo di qua, lo spostate e lo fate diventare un ride. Come sempre, se il video vi è piaciuto ricordate di mettere mi piace qui sotto e di commentare se avete qualsiasi dubbio. Andate a vedere questa batteria ragazzi, perché è veramente bella, poi più che bella è utile. Ricordatevi i miei social, Instagram e Facebook, ma soprattutto andate sul sito GasTube a leggere l'articolo che trovate qui sotto in descrizione, così vi dico altre cose su questa batteria. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.